complimenti per la vittoria. Che giro i ragazzi. Ha detto ieri in conferenza stampa: mi piacerebbe rivedere il Messina visto nel girone di ritorno dell'anno scorso. Quanto ci siamo andati vicini? Ma il primo tempo sinceramente mi sono divertito, e penso anche i ragazzi si siano divertiti, il pubblico. È stata una squadra brillante che ha cercato di fare quello che abbiamo provato in questi ultimi 7 giorni, e dovevamo chiuderla, sono partite che vanno chiuse. Al secondo tempo sono ritornate un po' di vecchie paure, ci siamo un po' abbassate, abbiamo perso un po' di ritmo, di collegamenti, siamo andati un po' in confusione, poi il secondo gol ha un po' sbloccato la partita e poi siamo andati in discesa. Un giudizio su Ciciretti e Cane, che il primo ha dato immediatamente, ha fatto vedere subito di che pasta è fatto, una pasta veramente molto buona, e invece anche il terzino, dopo il bel secondo tempo col Benevento, schierato al primo minuto, ha sfatato una bella prestazione. Ma sapete che sui singoli non mi piace soffermarmi, io dico che hanno fatto tutti bene, abbiamo avuto anche il piacere di fare esordire un ragazzo del 97 che si era nato con noi in questi ultimi giorni, e adesso la mente è rivolta già a domenica prossima, dovremo un incontro importante contro il Barletta, e cavalchiamo adesso questo entusiasmo, e dobbiamo non mollare assolutamente, perché è un campionato ancora lungo e vogliamo essere protagonisti in maniera positiva. Buongiorno mister, sono di qua. Buongiorno. Prima del secondo gol di Orlando, aveva pensato all'ingresso di Mancini o sbaglio? Sì, sì, lo stavo parlando con lui. Avevo bisogno di fare un cambio, poi una volta che è arrivato il secondo gol, chiaramente è arrivato ieri sera, ho parlato con lui stamattina, non avendo fatto neanche un allenamento sarebbe stato un po' un azzardo. In quel momento avevo bisogno di un giocatore che cambiasse certe determinate cose e l'avevo individuato in Mancini, e poi fatto il secondo gol ho preferito fare altre scelte. Come ha visto Izillo? Bene, molto bene, molto bene. Ho sempre detto che secondo me quello è il suo ruolo naturale, è un 94, lo sta facendo per la prima volta quest'anno, deve trovare continuità, mi è piaciuto veramente tanto, come tutti quanti, anche chi è entrato. Mancherà Altobello anche domenica per squalifica, quindi era diffidato. Si riducono le scelte, può arrivare qualcuno in difesa dal mercato a questo punto prima della gara col Barletta? Ma questo non lo so, chiaramente adesso siamo molto contati, abbiamo 2 difensori centrali, sono De Bode e Stefani, Pepe si è fermato durante la settimana e quindi lo valuteremo, chiaramente è una brutta notizia che mi arriva, però giocherà un altro ragazzo. Mister, buonasera. Buonasera. Dicevamo spesso nelle scorse partite che mancava la fiducia a questa squadra, oggi nel primo tempo abbiamo visto delle buone trame di gioco, specialmente nell'1-2 con Zillo e Damonte, insomma buona personalità, erano gli stessi 11 in campo tranne Ciceretti, cosa è cambiato in questa pausa natalizia? Ma il mercato di gennaio anche inconsciamente porta delle situazioni mentali che ti portano poi, no, a liberarti, parecchi giocatori sono andati via, ancora dei giocatori andranno via, e l'ho detto ieri in conferenza, l'entusiasmo supera un po' la depressione, sono stati 6 mesi brutti, è inutile che stiamo qui a dir bugie, adesso abbiamo voglia di cambiare registro, la società sta facendo delle situazioni di mercato, è vigile, sappiamo cosa dobbiamo fare, vogliamo essere protagonisti, vogliamo divertirci innanzitutto.